E la nostra Chiara Valentini ha parlato con l'assessore all'ambiente Fratoni su come la regione sta gestendo le competenze delle ex province. Sentiamo l'intervista. Dal 1 gennaio molte funzioni delle ex province sono passate alla regione toscana che si sta organizzando. Le competenze sono molteplici, starei però a quelle due fondamentali. La prima riguarda tutte le autorizzazioni ambientali che adesso, tornate in capo alla regione toscana, sono oggetto di una grande sfida, cioè quella della semplificazione. In primis perché non saranno più gestite da 10 soggetti diversi e quindi da un punto di vista procedurale ci sarà omogeneità, approccio anche fra i vari uffici e su questo devo dire già i primi risultati si intravedono perché delle migliaia di procedimenti passati in sospeso dalle province, solo nelle prime 2 settimane oltre 300 hanno trovato conclusione e quindi gli imprenditori e le famiglie hanno risposte. Dall'altra sulla difesa del suolo, l'altro grande filone che abbiamo ripreso e che vede insieme alla riforma operata già nel 2012 su consorzi di bonifica, a questo punto anche qui una semplificazione del quadro istituzionale, quindi regione, consorzi, unione dei comuni in alcuni casi, che consente però di avere una pianificazione unica di interventi, di manutenzioni. I consorzi arriveranno a breve a concludere la classificazione dei corsi d'acqua, quindi reticolo idraulico, sui quali avranno la competenza della manutenzione e che ci consentirà anche di gestire forse con un po' più di efficienza tutte quelle partite che vanno direttamente sulla sicurezza dei cittadini, quindi perché la manutenzione e la realizzazione poi delle opere di messa in sicurezza sappiamo essere veramente una grande partita per quanto riguarda gli eventi purtroppo climatici e catastrofici che spesso accadono anche nella nostra regione.